Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci ritrovati con un nuovo video che sarà un video veramente speciale in cui tratterò di uno scambio che abbiamo concluso poco fa io e Ciro589M con l'arrivo del pacco a casa mia. Abbiamo messo ben più di 5 mesi da settembre che lo organizziamo perché con lo spedire, decidere, arrivare, questo qua ci abbiamo messo un po'. Comunque adesso è fatto e sono proprio soddisfatto di questo scambio. Poi in questo video volevo anche augurarvi buona Pasqua e grazie mille per i 50 iscritti raggiunti. Dunque, prima di partire con la presentazione di tutti questi altoparlanti di cui poi farò il test, vorrei parlarvi di questi due altoparlantini della Bogo, assolutamente identici. Questo l'ho trovato io poche settimane fa, questo l'ha trovato lui pochi anni fa, prima che ci conoscessimo, e sono la cosa bella è che sono tutti e due uguali, identici proprio, solo il cestello è in un colore leggermente diverso e questo qui ha i cavi originali, io li ho conservati, lui non li ha proprio trovati. E me l'ha dato in uno scambio che abbiamo fatto in precedenza e l'ha trovato prima che io trovassi questo, per questo erano due adesso. E 16, tutte e due 16 3 watt e li proverò assieme. E sono davvero davvero carini questi altoparlanti qua. È una TV Radio Marelli, è molto facile da trovare. Dunque, partendo adesso con le cose che mi ha dato Ciro in questo scambio, ancora grazie mille. E troviamo innanzitutto due cassine di uno stereo portatile senza due scappa, ma ovviamente gliela metterò proprio. Sono piccole ma hanno una bellissima escursione, guardate un po', bellissima, insomma, hanno più escursione di quanto mi aspettavo. Me le immaginavo più grandi ma va bene così, sono molto carini. Poi troviamo un altoparlantino da PC della DIMG DMEGC da 16 ohm 3 watt, anche questo qui è un altoparlantino anche solo per passare il tempo. Poi qua troviamo altri due altoparlanti 5 watt Tom della FC che erano di un giocattolo e questi è bello soprattutto il design perché hanno la loro retina originale. Poi andando avanti passiamo al... aspettate, non vi ho fatto vedere che qua c'è una ventolina della Intel con i suoi cavi originali che mi ha dato sempre lui da 12 volt. Che potrò collegare tranquillamente la batteria assieme alle altre, poi anche un video. Questa è la Intel, fa ancora le ventole per PC, sono ottime. Qua, passando alle cose più serie, stavo dicendo, troviamo già altoparlanti delle TV. Cominciamo a presentare il mono. Dunque, qua c'è un altoparlante mono da TV, da... con la classica forma, i Bogo mi piacciono tutti, il colleziono, e da 12 ohm 10 watt e suona molto bene. Poi questo che è il più bel mono di tutti, più bel mono altoparlante di tutti, troviamo un CPE 8 ohm 10 watt di novembre del 2001, infatti era un attivo abbastanza recente, molto carino. Poi troviamo questo altoparlante qua che è un Philips, o almeno trovato in una TV Philips, ma è una marca che non capisco, NT, boh. 5 watt Tom, rotondo, molto carino, con la sospensione in schiuma, in forma, che farà coppia con un altro altoparlante uguale che ho trovato io. E ce n'erano due di quelli che ho trovato, francamente, soltanto che uno mi è caduto e si è rotto, si è spaccato qua, l'ho dovuto buttare. E era irreparabile. E poi troviamo qua, andando già sulle casse stereo da TV, due Mivar veramente belle da 10 watt e 16 ohm. Mi piacciono soprattutto perché sono semplici, col cestello argentato, non ottonato, con la sospensione in tela, quindi resisteranno un bel po'. Poi troviamo queste che sono della stessa forma però più grandi, sono da 8 ohm e sono solo questo, non so la marca, boh. Hanno una bella escursione, però il loro problema è che hanno la sospensione in foam, quindi prima o poi si romperà. Io cercavo di non farla rompere. Sono veramente carini anche questi.
Poi i più belli altoparlanti da TV senza un box. Troviamo questi due altoparlanti ovali della Bogo da 8 ohm 20 watt con i loro cavetti originali che sono saldati e lasciano lì di saldo perché sono comodi. Questi sono più sporchi ma somigliano, anzi sono identici a questo altoparlante qua che mi ha trovato sempre Ciro, me l'ha dato, però anche in pendenza, quando nello scambio in cui mi ha dato questo. E tutti e tre suonavano molto bene. E poi passiamo alla roba pesante. Troviamo quello lì che è una cassa Sony quadrata woofer da home theater che era in un box che è andato perso, anzi l'ha comprato proprio così, ed è veramente veramente bello. E la particolarità è che ha la bobina che si muove in così. E se sentirete dei rumori meccanici quando lo testerò, non preoccupatevi perché non è mezzo bruciato come sembra, ma sono solo dei rumori meccanici, se fosse un box non li farebbe. Poi andiamo alla parte più bella, la parte che cercavo da un sacco di tempo, anzi le aveva trovate solo lui, sono rarissime, estremamente rare queste TV, è stato fin troppo gentile a darmele in cambio di quel woofer lì. E praticamente da quando ho visto il suo profilo le ho desiderate proprio tantissimo. Me le immaginavo più grandi, ma vabbè, sono contentissimo, soddisfattissimo anche se sono così. Infatti nel video sembrano un po' più grandi, ma in realtà vedete che sono delle casse della Sony tre vie. Io non sapevo nemmeno esistessero delle casse da TV con tre vie. Infatti qua vedete che lì c'è un midrange, laggiù un tweeter con il relativo filtro e un bass reflex di un woofer che è nascosto dentro al box. Intanto si devono sentire solo bassi. Poi farò un video di presentazione che probabilmente sarà subito dopo questo e in cui ve le farò vedere, le aprirò, ve le farò vedere ben bene. Poi proverò anche gli altoparlanti FreeAir. Boh, grazie mille per aver visto questo video e grazie mille ancora a Ciro per questo scambio extra soddisfacente, proprio bellissimo, con degli altoparlanti bellissimi. E ancora buona Pasqua a tutti, grazie mille per i 50 iscritti ed arrivederci ai prossimi test.